Se non fai quello che ti sto per consigliare, farai la fine con dei poveri abitanti di Pompei colti alla sprovvista dall'eruzione di questo monte qua, sì, qua dietro. Ciao a tutti da Livio Gambarini di Rotte Narrative. Oggi un videino da Pompei. Sto aspettando che arrivino le 6 del pomeriggio per fare la presentazione che è in programma della libreria, alla libreria Mondadori Spark, vicino a Piazza Lebovio a Napoli. Ho deciso di approfittare della bella giornata per venire a visitare questo sito archeologico spettacolare. Non è di questo ovviamente che vi voglio parlare oggi vi voglio parlare dell'importanza di avere una strategia e di saper cogliere i segnali e di saper anche accettare gli ammonimenti e agire di conseguenza prima che sia troppo tardi. Cosa ho scoperto dalla guida che mi ha accompagnato nella visita di questo posto oggi? Ho scoperto che nel momento dell'eruzione del Vesuvio, nella famosa eruzione pliniana del Vesuvio, ho scoperto che c'era stata in realtà una visaglia, non era stata una cosa completamente uscita dal nulla, questa eruzione. In realtà, circa 17 anni prima della grande eruzione, c'era stato un violento terremoto che aveva sconquassato Pompei e tutta la zona circostante e aveva già in realtà palesato l'origine vulcanica di questa montagna alle mie spalle. E una fetta consistente degli abitanti di questa città aveva infatti deciso di abbandonare in massa il Pompei per trasferirsi in lidi più sicuri, non così la maggioranza delle persone che invece ha deciso di rimanere qui. Di rimanere nelle loro case, del resto, poveri cristi, è anche comprensibile, però d'altra parte hanno corso un rischio che poi si è rivelato per loro fatale. E una cosa simile, colgo l'occasione per esortare a fare anche voi, cioè a non fare anche voi, non fate come gli abitanti di Pompei che sono rimasti chiusi nelle loro case. Ho visto poco fa i calchi che sono stati fatti delle persone che sono rimaste qui. Insomma, non è qualcosa di augurabile. Non fate questa cosa, soprattutto in relazione al vostro percorso da scrittori. Cosa voglio dire? Voglio dire che io sono mesi, ormai anni, questo è il secondo anno completo che vi sto ripetendo una cosa che dovete assolutamente capire, che è la necessità di avere una strategia chiara a monte basata su ciò che le avvisaglie del mondo attorno a voi vi dà in merito alle scelte da compiere per realizzare il vostro obiettivo dalla scrittura, gli obiettivi che voi vi ponete di raggiungere con la vostra scrittura. E oggi a cosa sto facendo riferimento? Sto facendo riferimento all'ausilio che la parte digitale può darvi nel vostro percorso di, diciamo, consolidamento come autori. È proprio vero. Oggi internet è sempre più importante, si sta scavando un ruolo insostituibile nella vita, nelle abitudini delle persone e farne a meno è ormai una pazzia che nessuno può più permettersi di compiere. Io stesso, quando ho fatto il mio percorso da autore, ho in realtà deciso maggiormente di puntare su una strategia offline, una strategia basata sulla presenza in fiera. Oggi tornassi, che però aveva anche una parte online, aveva una pagina, si basava su una pagina Facebook in cui raccoglievo i frutti di quello che facevo poi in fiera, in termini di avere un luogo dove i lettori andavano a radunarsi e poi da lì avevano un posto in cui rimanere aggiornati sulle mie pubblicazioni future. Questa è una cosa che alcuni di voi ho visto non comprendere anche l'importanza di finalizzare una strategia più tradizionale di promozione attraverso lo strumento della promozione digitale. E a questo proposito, qual è il consiglio che vi do per non fare la fine degli abitanti di Pompei? Il consiglio che vi do è approfittare adesso dei vaticini della Sibilla Cumana di Rotte Narrative, cioè Sara Simoni, la nostra esperta, la nostra pizia delle strategie online, che
soltanto per questa settimana, anzi finisce oggi, scade oggi il lancio e quindi anche la promozione, vi può fornire delle consulenze personalizzate in base alla vostra situazione. Quindi può analizzare la vostra situazione, il vostro libro, può suggerirvi in base al target del vostro libro quali siano i migliori social con cui fare pubblicità, quali sono le tipologie di campagne che probabilmente funzioneranno meglio. Può anche seguirvi passo passo, se lo richiedete, in un percorso di affiancamento per evitarvi brutte sorprese, per evitarvi di svegliarvi un mattino con un'altra scossa di terremoto e appunto la brutta scoperta che tutto quello che avevate fatto fino a quel momento è destinato a collassare e a rimanere inerte per magari 17 secoli, come è successo a Pompei. Quindi avete tempo fino a questa sera alle 23:59 per accaparrarvi il pacchetto sestante. Lo abbiamo preparato apposta per voi, il pacchetto resterà anche dopo, ma costerà 100 euro in più. Quindi non c'è motivo, andate a vedere tutte quante le precise indicazioni nel link qua in descrizione. Non procrastinate, non è un'occasione da perdere, è qualcosa che potrebbe dare una svolta decisiva al vostro percorso, quindi non c'è motivo di attendere, non avrete più l'occasione di acquistare questo pacchetto, un pacchetto di consulenza frontale con Sara al prezzo di adesso, perciò se contate anche non solo ora, ma nel prossimo anno di uscire con un libro, questo è il momento di acquistare questo pacchetto e sottoporre a Sara la vostra idea e quello che avevate pensato di fare per verificare se siate sulla strada giusta e in tal caso averne un potenziamento, oppure al contrario per correre ai ripari qualora non aveste considerato alcune delle variabili coinvolte. Ricordatevi che con la promozione non bisogna arrivare all'ultimo giorno, perché sennò è troppo tardi. Se iniziate a pensare alla vostra strategia di pubblicazione il giorno della pubblicazione, è quasi certo che la vostra strategia fallirà. Avete bisogno di vari mesi, molti mesi di anticipo perché una strategia digitale possa effettivamente avere successo. Avete bisogno di tempo per elaborarla, per metterla in pratica, i lead, i vostri lettori potenziali, che bello anche quel tempietto là dietro, hanno bisogno di tempo per essere raccolti i vostri potenziali futuri lettori. Non potete fare le cose dall'oggi al domani sperando che vada a finire bene, perché non finirà bene. Sono cose che richiedono tempo, sono cose che richiedono costanza e sono cose che richiedono strategia, richiedono le scelte giuste fatte in relazione alle giuste circostanze, e le vostre circostanze, il vostro libro, il vostro target non è sovrapponibile a nessun altro target, a nessun'altra nicchia di lettori con precisione. Chiaramente può aiutarvi molto individuare a grandi linee quale sia la nicchia di lettori, ma comunque in ogni caso per ogni libro la strategia va ritagliata su misura. Ecco perché abbiamo deciso di mettervi a disposizione questo tipo di servizio. Ce lo avevate chiesto in tantissimi, ce lo avete chiesto per mesi e io vi avevo promesso che ve lo avrei portato. Questo è il lancio ufficiale di questo servizio. Da adesso in poi questo servizio sarà a vostra disposizione, ma solo fino a stasera, aderendo all'offerta solo entro stasera, potrete averlo a un prezzo che non è il prezzo che poi avrà e che è il giusto prezzo di questo servizio, bensì a un prezzo assolutamente scontato. E niente, perciò approfittatene. Altra cosa, ricordatevi che sulle attività che richiedono delle ore di consulenza diretta, noi non faremo mai degli sconti con in un modo paragonabile a quello con cui possiamo farne per i videocorsi. Videocorsi potete, insomma, aspettarvi che alcuni videocorsi torneranno in futuro, talvolta possiamo anche fare delle piccole iniziative per scontarli un po', ma non scontiamo mai del 20% come invece facciamo con i corsi, le ore del nostro personale, delle cerchie interne del mio personale. E infatti quando mai mi avete sentito dire che una bussola è in sconto? Non esiste, perché già quello è il prezzo minimo a cui possiamo mettere delle ore di consulenza mia personale.
Stessa cosa è questo, questa è un'eccezione assoluta in cui un servizio sartoriale di consulenza diretta fatta da Sara Simoni, che è la nostra esperta interna, quella che ho usato io, che ho consultato io per elaborare le strategie promozionali dei miei romanzi, è l'unica occasione, la prima volta che lo facciamo ed sarà anche l'ultima, in cui le sue consulenze saranno a vostra disposizione a un prezzo scontato. Perciò andate subito a cliccare qua sotto nel link se avete un romanzo in uscita fra tre mesi, già è troppo tardi, però qualcosa forse si può ancora salvare. 6 mesi, 8 mesi, un anno, questo è il momento di prendere questa consulenza. Fatelo e poi non dite che non ve lo avevamo detto. Un salutone da Livio Gambarini, che sta gironzolando per Pompei. Arrivederci a tutti e per chi ci sarà ci vediamo alle 6 di oggi alla libreria Spark di Napoli. Ciao ciao!